che tutti i giorni, dalle 18 alle 6, è obbligatorio l'uso della mascherina. I trasgressori saranno sanzionati. Dopo la stretta sui controlli annunciata dal prefetto e le sanzioni elevate dalla polizia locale di Fano nello scorso fine settimana, i cittadini hanno espresso il loro consenso riguardo alle multe fatte a coloro che non indossavano la mascherina. In tanti però lamentano ancora il mancato uso delle giuste precauzioni da parte dei giovani. Hanno fatto bene a intensificare, a controllare la gente, anzi dovrebbero fare anche più multe, specialmente i giovani che non rispettano gli adulti, che hanno una gran paura, ma il giorno un disastro, anche dopo le 6 non ubbidiscono, devono imparare a ubbidire un po' di più i giovani. Fra un po' qua ritorniamo a stare chiusi dentro casa, se andiamo avanti da sto passo. Bene, tutto sommato, vedo che c'è la polizia locale che passa in diversi orari del giorno a fare i controlli, soprattutto adesso col discorso del DPCM dalle 18 con l'uso della mascherina, e che comunque va bene. Avete visto effettuare delle sanzioni dalla polizia locale? Mi ha raccontato che l'hanno fatta una ragazza in città perché non c'aveva la mascherina e basta, però io non li ho visti. Siete d'accordo con questa cosa dell'aumentare i controlli? Sì, assolutamente. Dovevano farlo prima, assolutamente. I controlli ci devono essere, quindi è giustissimo. Bene o male comunque la metto la mascherina la sera, c'è chi no, massimo cioè, li vedi sul tavolo che non la mettono, però in giro la gran maggioranza ce l'ha. No, qui a Fano ancora tutto sommato un po' ci si regola un po'. Si dovrebbe tenere la mascherina, ma non ce l'hanno. Ma a me sembra che in realtà siano sempre abbastanza omogenee le situazioni dentro i locali. Ci sono persone che purtroppo continuano un pochino a fare i fatti loro e altri che invece hanno un pochino più di rispetto. Mi sembra che ci sia meno flusso però, questo sì, meno clientela, meno giro, sì. Quindi ha visto giovani in giro, insomma, durante la giornata, mascherine, assembramenti? Sì, ci sono, continuano a esserci, sì, come no. Guardi, io esco adesso dal locale, la tengo giù e non è obbligatorio qui l'aria aperta, ma insomma c'erano persone che non ce l'avevano tranquillamente, anche facendo la fila alla cassa, purtroppo è difficile. Com'è andato questo primo weekend con le nuove restrizioni? Noi ci siamo attenuti scrupolosamente a quello che è previsto, quindi non facciamo più serata, facciamo soltanto ristorazione, e questo è quello che è successo. Quindi devo essere sincero, non abbiamo avuto movimento dopo cena, il nostro target è comunque un target adulto, quindi grossi problemi per quello che riguarda il seguire le regole non ci sono stati. Abbiamo visto che hanno la mascherina quando arrivano, la mettono quando si alzano. Per quello che riguarda il passaggio, qui non facendo serata dopo cena ce n'è ben poco, e quei pochi che abbiamo visto comunque un po' come prima, c'è chi la mascherina la mette, c'è chi la mascherina non la mette, c'è chi ce l'ha e c'è... Cioè è una cosa che è una coscienza personale, ognuno sa quello che deve fare, le regole sono penso ormai piuttosto chiare per tutti, poi ognuno è libero di fare come vuole. Si invita alla massima prudenza e a tenere un comportamento corretto.